questa tua magia. Io crimi, amica mia, un anno durerà, poi crimi forse svanirà. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se babbo, mamma e Toshio lo sa anche io, son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai, ma posi e nega in coppia sarà, e il guaio presto sparirà. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se babbo, mamma e Toshio lo sa anche io, son proprio io. Eccoci di nuovo in studio, noi proseguivamo intanto a cantare Bia con tutte le lettere dell'alfabeto per capire se ancora ne eravamo in... con tutte le lettere, Sabrina! Ma come canti? Sabrina! Giuro, io avevo capito con tutte le tette. Vabbè, dai, senti, mi viene in mente un altro cartone con una ragazza, però questa volta molto avvenente, estremamente avvenente, e le corna. Cioè, detto così è brutto, però aveva questi due cornini. L'effetto della ragazza, insomma. No, c'aveva praticamente, era sempre il reggiseno e slip. Leopardato. Leopardato. Con questi stivali leopardati. Di pelo. Esatto. De che? Non lo voglio sapere. Non indaghiamo oltre. C'aveva i denti aguzzi. E le corna in testa. Sì. Parliamo. E veniva dal pianeta? Non me lo ricordo. Da che pianeta veniva? Veniva dal pianeta... Uru 6, Uru qualcosa, insomma. Uru qualcosa, Uru. Va bene, lo prendo per buono, Sabri, mi fido. Grazie. Stiamo parlando di Lamù. Lamù. Bellissimo cartone animato, innamorata pazzamente di Ataru Morboshi. Io penso più anche i maschietti erano pazzamente innamorati di Lamù, visto che metteva ste tette in mostra. La regia si sta infervorando al ricordo. Non penso che sia per Lamù, eh? È un altro genere di palle, secondo me.
Però detto così è brutto. Vabbè. Diciamo che la regia nel frattempo sta vedendo anche qualche partita di calcio, insomma, quindi non, si sta infervorando, sì, per quel tipo di sfera. Sì. Ecco. Bravo. Stasera abbiamo iniziato, però è contento, male e finimo però, peggio. Però è contento, però è contento. Quindi non so se sta vincendo il Barça o la Lazio. Il Barça, penso. Barça, ecco. Barça. Si tocca il cuore, ragazzo. Si tocca il 2-1, ci dicono. Ah, perché stava pareggiando. Ecco perché prima veniva giù tutto il calendario. Infatti me lo chiedevo il perché. E... trama, che non me la ricordo. È una storia molto di liceali. Uh-huh. Vivono alla... con l'adrenalina a mille, con gli ormoni a mille, anzi. Vivono a Tomoboki. A Tomoboki. Che è una località immaginaria. Rinomatissima, che è una località. Si trova vicino Tokyo. Uh-huh. È immaginaria, però si trova vicino Tokyo. E certo, ma tutto stava vicino a Tokyo, qualsiasi cartone stava comunque vicino a Tokyo, e diciamo che era il fulcro dei cartoni animati. Sì, sì, vabbè, stava vicino a battuta sul beep del mondo, era vicino a Tokyo. Allora, praticamente ti leggo in poche parole semplici, dimmi, la trama. Un giorno gli Oni, abitanti di Uni, uh-huh, giungono dallo spazio per conquistare la Terra. Ma perché tutti, cioè tutti sti cartoni, doveva arrivare qualcuno che ci doveva conquistare? Siamo proprio perché veramente ancora non stavamo in crisi politica, quindi c'era l'immaginario collettivo che se viveva che bene sulla Terra era un pianeta stupendo, capito? E allora dove ero rimasta, insomma, la Terra. Tuttavia offrono ai terrestri una possibilità di salvezza, cioè se un essere umano scelto a caso da un computer, uno a caso, riuscirà a toccare le corna di Lamù, la figlia del capo degli Oni, una bellissima ragazza che indossa soltanto un bikini di grado, quindi non le ho parlato, ragazzi. Ah, era tigrato, vabbè. Entro 10 giorni la Terra sarà libera. Cioè tu come vedi che 250 episodi, cioè, esatto, è durato 8 anni per passare 10 giorni. No, vabbè, dai, è follia. Gli autori giapponesi erano dei folli all'epoca. Vediamo, vediamo se c'è una giustificazione a ciò. L'uomo scelto, ragazzo scelto, appunto, è Ataru Moroboshi, un liceale estremamente sfigato, stupido e donaiolo. Strano, chissà com'è. È molto interessato al fatto di dover afferrare l'amo per le corna, diciamo. Mm-hmm. L'ottavo giorno, incredibilmente, Ataru riesce a strapparle il reggiseno del bikini, ma non ha la possibilità di raggiungere le corna. Beh, penso che si è fermato lì, insomma, penso che gli piaceva di più il reggiseno del bikini piuttosto. Perché quella notte l'amo tenta di recuperare il suo reggiseno, visto che non ha con sé uno di ricambio, perché è venuto a... Ah, cioè, certo, 10 giorni e è partita per la leggera. Gli avrebbero fatto passare pagare la sovrattassa dal pianeta Uni fino alla Terra per bagaglio. Lei, certo, logicamente è venuta di comando per risparmiare. La sciacquatina e via, insomma, come si suol dire. Che poi in bikini ma con gli stivali. Brava. Cioè il controsenso è anche quello. L'importante era tenere i piedi a caldo. Certo. Perché lo sai che se si raffredda i piedi si raffredda anche la testa, insomma. Sì, infatti quella è una cosa, te lo dicono sempre, che devi sempre coprirti i piedi, perché lì, da lì che parte tutta la sensazione di caldo o freddo della persona. Comunque, dopo comunque prova, tenta di recuperare sto famoso reggiseno. Non ci riesce perché casa di Atauro è circondata, cioè, quindi dai giornalisti. Questa si fa 200 puntate con le tette di fuori, no, fammi capire. No, un giorno solo. Nono giorno. Sì, ho capito, Sabri, ma sono 200 puntate per 10 giorni. All'ottavo giorno gli sfila nel reggiseno. Quindi, se la matematica non è un'opinione, si fa almeno una quarantina di puntate senza reggiseno. Praticamente sì. Pensa che belle scene, però. Con le mani sulle tette. Che spettacolo. Certo che veramente devo dire che il nostro livello intellettuale dell'epoca era un pochettino scarsino, Non so se riesce poi alla fine a salvare la Terra, però presumo di sì, visto che stiamo ancora qua, insomma. Certo che poi dopo di lei ci hanno provato i Visitors. Sì, ma non solo, se andiamo a analizzare, ogni tanto arriva qualcuno che ci vuole conquistare. Ma quindi, secondo me loro dall'alto, della loro intelligenza, perché saranno anni luce. Capiscono che vedono che ci ammazziamo fra di noi per le cretinate, dicono noi andiamo là, figurate. E non vengono. È no? Per quello che dicevo, infatti, capiscono che non è proprio aria, perché mettersi in mezzo a un popolo dei matti non ha un senso e rinunciano. Ci abbastiamo da soli. Ok, sempre per parlare di invasioni, comunque, io direi di parlare di un altro cartone di robot. Che c'ha sempre le corna. Sì, c'aveva sempre le corna. Per rimanere in tema di corna, parliamo di UFO robot. Anzi, era Atlas UFO robot. Atlas UFO robot. All'inizio era questo, per gli amici Goldrick. Atlas, esatto, era lo sponsor. Sì. Atlas era lo sponsor.
praticamente io non me lo ricordo bene se lui viene a salvare la Terra da un'invasione o scappa dal suo pianeta perché lo volevano ammazzare, una cosa del genere, una delle due cose. Aspetta, scappa, che sto a cronologia, appena arrivo alla trama te lo dico. E scappa praticamente con sta astronave e sto robot, insomma, e arriva sulla Terra. Il protagonista della serie è il principe Duke Fleed. Sì, fuggito da una disperata Fleed. Resistenza a bordo di un avanzatissimo robot da battaglia, Goldrake. Quindi scappa dal suo pianeta Fleed, brava. Ok, mi è chiaro. Eppure lì, quello durò una cifra quel cartone. 74 puntate. Ma sì, sono 20 puntate a anno, mi sa, ci ha fatto 2 anni e mezzo, 3 anni, sì, su sta roba. Una cosa del genere, sì. E se non sbaglio fu proprio il primo di robot. Sì. Che c'era questo bellissimo disco volante che ci cacciava fuori sui braccio. Robot me dovete lasciare stare. Senti, chi era la donna protagonista di questo? Ah, nel nome non mi ricordo. Io Venus? No, Venus era quell'altra. Mazinga. E Niva chi era? De Giga robot d'acciaio. Ah, la Venus era... Venus era il robot de Mazinga, quello con i missili. C'era una donna qua. C'era sicuramente, ma non me la ricordo. Ma non credo che ci avesse un robot, che guidasse un robot, era semplicemente una figura di contorno. Faceva da solo? Niente, stasera non ci si riesce. Venusia, c'era Venusia. C'hai ragione. Casera di Venus. Sì, la cugina. Praticamente, come Mila e Shiro. Esatto. Sì, Venusia combatte al suo fianco. Il delfino spaziale, ragazza, ecco chi era. Venusia col delfino spaziale. Lo sai che c'è un vuoto? Cioè, avranno messa per 3 puntate sulle 74, perché me la ricordo poco. In seguito, delfino spaziale era un mezzo in grado di far muovere agevolmente il Goldrake anche al di sotto della superficie dell'acqua. È vero, c'hai ragione, perché c'aveva un limite. È vero. E c'era anche Goldrake 2, ricordati, eh? Sì, ma poi dopo aiutava pure Goldrake, perché praticamente lui si appoggia ad una sorta di centro di ricerche, e c'era un giovane che si era costruito, mi sembra un robot, un'astronave, insomma era un po' tipo un autodidatta. Ma quello con quel pupazzo rotondo era Gig o era Goldrake? Quale pupazzo rotondo? Quello era coso, quello ciaciotto, quello era Gig robot, era Gig robot d'acciaio, era Gig robot d'acciaio, ho capito, quello troppi robot. E la cosa però bella di questo cartone fu proprio la colonna sonora. Sì. Perché vendette un botto di copie il 45 giri. E se non sbaglio vinse anche o il disco d'oro o il disco di platino. Una cosa il disco del di platino. Non ricordo quale dei due, però vendette veramente tantissime copie. Io ho un mio amico che è un appassionato, anzi approfitto per salutarlo. Ciao Chicco, grande imitatore di Renato Zero e grande cantante, tra l'altro. Lo saluto anch'io, anche se non lo conosco. Ciao Chicco. Lo conosceva Antonella, peccato che è andata via perché andava a scuola dove andavamo noi. Ciao, un tatuaggio che parte da... Speriamo che tuo padre non stia ascoltando, perché tu sono anni che cerchi di nasconderlo. C'ha un tatuaggio che parte dal ginocchio e arriva fino alla caviglia. Un gigrobo d'acciaio tutto proprio per intero. Io invece avevo un vicino di casa che era anche amico d'Antonella, sempre per rimanere in tema, di uno adesso mi sfugge il nome, che aveva lo stemma di Goldrake sul cofano della macchina. Bello. Cioè, ma era un la mito, pazzia, erano veramente dei miti. Io direi che a questo punto ci ascoltiamo la Mu e Gig Robot, certo. E UFO Robot, scusate, ma hai confuso con... Ho detto che c'era un po' di confusione. Sì, stiamo facendo un po' di confusione. La ringrazio. Regia. Ce la mette, eh?